Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso di denti fissi con sistema bocca bionica di un paziente, tra l'altro mio conterraneo della Sardegna. Questa è la situazione di partenza, un paziente che ha sempre combattuto col dentista senza vedere mai risultati, denti molto gialli, consumati, problemi di smalto. Denti che venivano rivestiti, ma la parodontite che andava avanti e negli anni ha perduto quasi tutti i denti. Quando abbiamo fatto l'RX abbiamo visto che le radici erano in espulsione dall'osso, era una situazione ormai terminale. Abbiamo dovuto rimuovere tutto, posizionati impianti dentali e messo dei denti provvisori. Questo è lo schema di come abbiamo posizionato gli impianti dentali. Non solo aveva perduto tutti i denti, ma aveva perduto delle quote importanti di osso. In questi casi andiamo a utilizzare degli impianti inclinati che, evitando i seni mascellari, ci permettono di distribuire carichi masticatori anche nelle zone più posteriori, quindi evitare che i denti si spezzino nella zona posteriore. Sulla sinistra la situazione di partenza. Sul lato destro vedi invece come abbiamo posizionato gli impianti nelle zone posteriori. Ci siamo ancorati alle ultime zone di osso residue rimaste e abbiamo posizionato su di questi i denti provvisori. Col computer abbiamo ipotizzato delle forme di denti che fossero nella posizione corretta e soprattutto in armonia con la forma del viso del paziente. Questo è il risultato finale. Abbiamo riportato le forme che avevamo ipotizzato sulla bocca del paziente con dei denti definitivi. Queste sono delle protesi spettacolari. Io ti sfido a trovare in giro dei livelli, di protesi simili a questo, addirittura superiori, con questo livello di dettaglio. Gengive iperrealistiche, denti con lo zirconio opalescenti che con le traslucenze vicine ai margini incisali danno quell'aspetto alla dentatura di una dentatura vivida, una dentatura reale. Queste gengive artificiali completano il quadro, dando le forme ai denti che rendono la dentatura una composizione naturale e indistinguibile da dei denti, naturali. Questo livello di iperrealismo molti lo danno per scontato. Vai in giro per il web, guarda le foto, fatti inviare foto dall'equipe dove pensi di curarti di casi reali risolti, comparale con queste fotografie e vedrai, ti accorgerai che ci sono denti e denti. C'è chi prova a fare i denti, chi invece è un maestro nella progettazione e riproduzione di denti iperrealistici. E questi sono degli esempi di protesi d'autore che permettono a pazienti che hanno gravi problemi, ma hanno ancora tanti anni davanti, di poter montare delle simulazioni ortopediche di denti artificiali che siano del tutto indistinguibili da dei denti naturali.